Ciao a tutti, sono di nuovo in bagno, ma io non riesco a trovare in tutta la casa una postazione decente per fare video in cui ci sia luce. Questo mi sembra il posto migliore fino ad ora e quindi ho deciso di fare di nuovo il video in bagno. Comunque vi faccio vedere in questo video gli altri prodotti che ho acquistato, vari prodotti che non sono né... Non sono cosmetici, in realtà c'è anche un prodotto di genere alimentare che mi sono dimenticata. Adesso quindi lo vado a prendere. Aspettate un attimo. Allora, dicevo, vi faccio vedere i vari prodotti che ho acquistato a Parigi. Iniziamo da quello che sono andata a prendere, che si tratta di una tisana, Jardin Bio. Ventre piatto con menta, anice verde, mauve, penso significa malva, e re gris, non so che significa, vediamo se c'è scritto qui dietro. No, c'è scritto in inglese, in francese ovviamente, in italiano non c'è niente. Comunque questa qui, che ovviamente non ho mai provato, anche perché qui non l'ho mai vista, cioè penso sia una marca francese. Comunque, biologica, e cercavo una tisana, ero indecisa se prendere la detox o questa, alla fine ho preso questa. Poi al Museo Grévin, cioè al Museo delle Cere, dopo aver visto tutto il museo, c'era ovviamente, come in ogni museo che abbiamo visitato, un posto dove prendere e comprare vari souvenir, e lì ho trovato questo che mi è piaciuto tantissimo e quindi l'ho voluto prendere. E mi piace tantissimo per farci colazione, per fare poi anche le foto. Poi è rosa, il mio colore preferito. E quindi niente, l'ho voluto prendere e costava 3 euro. Poi ho preso anche i macaroni. Scusate, non so perché ogni volta che faccio video perdo la voce. Comunque, avevo preso anche i macaroni che li ho assaggiati lì a Parigi, mi sono piaciuti tantissimo, quindi ne ho riportato qualcuno. Però ovviamente mio padre se li ha finiti, ha buttato la scatoletta e quindi non ve li posso far vedere. Poi ho preso questa bellissima tazza con il cucchiaino che ancora apro, proprio per farvi vedere tutto il pacchetto. È una tazza bombata e davanti ci sono i disegni di Notre Dame, della Torre Eiffel. E non so se dietro c'è qualcos'altro perché ancora l'apro. E poi i colori mi piacevano tantissimo. Questa non ricordo quando l'ho pagata, comunque non tantissimo. Poi al negozio della Disney che c'era lungo le Champs-Élysées, c'era questo bellissimo barattolo a lattina che non potevo lasciare lì. Con Minnie, ovviamente rosa, non lo so, ho comprato tutto rosa. E qui c'è la scritta Smile, sopra è così come una lattina e si apre proprio così. Anche questa ancora non la utilizzo perché volevo prima farvela vedere. Poi, quando siamo andati sul ponte della Torre Eiffel, c'erano dei marocchini che vendevano dei portachiavi, 5, mi sembra 5-10 portachiavi a 1 euro, non mi ricordo bene se erano 5-10, comunque erano questi portachiavi della Torre Eiffel, ne abbiamo presi io 5-10, non ricordo. Io mi sono tenuta questo fucsia e questo rosa, ovviamente. E molto carini, niente di che, però per 1 euro. Va bene.
l'ultima cosa che ho comprato, non è che ho comprato chissà cosa, al negozio bellissimo, della Cosmiti, penso si dica, ho preso queste bellissime tisane tè, profumatissime. Ancora non le apro, però nel negozio si sentiva un profumo favoloso perché le avevano tutte aperte in modo che le persone potevano proprio sentire gli odori di ognuna di queste e poi scegliere quale prendere. Allora io ho preferito prendere un pacchetto che contenesse più di una e quindi diciamo le ho presi a occhi chiusi, non sono neanche andata a vedere il profumo di ognuna, diciamo che le ho prese e basta. E queste sono, vediamo se riesco a dirvelo, questa verde dovrebbe essere menta e tè verde, qualcosa del genere, tè verde alla menta, poi questa rosa dovrebbe essere tè verde con petali di rosa, qualcosa del genere, quest'altra qui. Non lo so. Allora, tè verde della Cina con fiori di arancia, vaniglia e quest'altro ingrediente non so cosa sia, liquirizia e un altro ingrediente non so cosa sia. Questa invece qui verde chiaro, c'è il limone, c'è sempre il tè verde, però c'è un altro ingrediente che non so. E questa rossa è invece con le fragole. Quando le proverò vi farò sapere ovviamente come sono. Comunque questi negozi erano fantastici, ce n'erano tantissimi a Parigi e ogni volta che ne vedevo uno sarei voluta entrare a comprare altri di questi tè, però mi sono dovuta trattenere. E sempre in questo negozio ho preso anche queste bellissime cannucce colorate. Ce ne sono dentro 24, molto carine. Non ricordo i prezzi, sinceramente. Queste non sono costate tantissimo. Il tè, questo pacchetto di tè mi sembra che è costato più di 10 euro sicuramente, però non ricordo il prezzo esatto. E niente, quindi questi sono gli altri acquisti che ho fatto a Parigi. Fatemi sapere se avete provato questi tè, ma se non siete stati in Francia non penso. Anzi, fatemi sapere se ci sono anche in Italia perché non li ho mai visti. Così nel caso mi dovessero piacere so dove poterli andare a prendere. E niente, ci vediamo nei prossimi video. Ciao!